io sono molto emozionata per questo evento perché sento particolarmente questa causa per la quale insomma cerco di dare il mio contributo da tanti anni ormai. Sono super emozionata di avere qua mio cugino da Cosenza, lo conoscete tutti, è un artista che stimo. Quando gli ho chiesto la prima volta di raggiungermi a Campovolo, in realtà è stata una storia un po' più divertente, ma ve la raccontiamo. Non era scontato che a distanza di 2 anni comunque riconfermasse la sua presenza, quindi mi rendo conto di fare delle scelte artistiche molto belle, ma poi quelle umane sono ancora più profonde e più interessanti. Quindi non era scontato che a distanza di 2 anni tutti abbiamo riorganizzato la nostra vita e lui comunque non mi ha dato buco in poche Sì, parole. Quindi. ma volevo dirti che lo faccio in questo momento. Vorrei non... Scusami se lo dico adesso, magari non era il momento, ma non partecipare. Grazie, grazie Lucia. Anch'io sono molto felice, chiaramente, perché c'è, innanzitutto c'è un'energia bellissima che secondo me ha a che fare anche con il momento storico, al di là appunto del contesto, della tematica. È un momento in cui pure io sono reduce da un po' di giretti, di concerti, e si vede, si percepisce. Prima mi sono fatto un giro in bicicletta in mezzo al pubblico, e insomma. È bello far parte anche di un avvenimento, celebrare, come dico spesso, un rituale collettivo, no? Di questo tipo, soprattutto dopo la clausura, e a maggior ragione quando la tematica è così importante. Quindi lietissimo di aver confermato per questo, e perché poi insomma ci siamo affezionati, siamo diventati parenti, quindi cugini. Secondo me Luci Blu, indipendentemente dalla prod, se affrontato in determinato può essere un brano molto cantautorale. Abbiamo il signore dei cantautori qua e infatti ascolterete una versione molto cantautorale dove Dario tira fuori anche un discreto acuto a un certo punto. Sì, diciamo, cantautorale vuol dire No, cantata un po' male, capisci? no, no, Cantata comunque in una persona. no, fa un'interpretazione da. Diciamo che abbiamo subito, tipo il mio bassista Lucio ha smesso di suonare a un certo punto dall'emozione perché è salito un brivido importante e poi ha un testo che ha quel ti prendere in braccio e senza stringere troppo, senza farti male, aveva un senso cantata proprio da un uomo, no? Quindi anche il testo mi ha spinto a fare questa scelta condivisa, diciamo. Questo lo scopriremo solo vivendo, però magari sì, se c'è voglia. E in realtà nasce appunto, organizziamo questa cosa, viene fuori questa bellissima manifestazione, Luna Nessuno 100.000, invitiamo degli ospiti, io ho pensato subito a Brunori perché è un artista che stimo e credo che sia risaputo che io sul palco porto sempre artisti che stimo tantissimo. E mi andava di fare questa cosa insieme a lui, magari credo che sia anche una scelta non scontata, perché nessuno magari poteva aspettarsi che avrei invitato Brunori Sasso, e invece l'ho invitato, però.